È tornato dopo 2 anni di riposo per la pandemia il Sentiero della Libertà, dedicato quest'anno alla pace per l'Ucraina e alla memoria del compianto professore Mario Setta. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e te le tanti che passeranno, mi diranno che bello. Tre le date che scandiscono la nuova edizione del 20° Freedom Trail. La prima tappa da Sulmona a Campo di Giove, il prossimo 25 aprile Campo di Giove Taranta Peligna e il 14 maggio l'ultima tappa da Taranta Peligna a Casoli. Salutiamo con soddisfazione il ritorno del Freedom Trail dopo 2 anni di fermo in ragione del virus, della pandemia che ancora purtroppo in atto, quindi l'edizione di quest'anno è un'edizione ridotta. Però che si carica di un valore simbolico importante, perché proprio come diceva lei, l'esplodere della guerra in Ucraina ci pone come elemento di riflessione. Questa è una manifestazione dedicata alla libertà. In questo momento c'è un popolo, c'è una parte dell'umanità europea che lotta per la libertà. Questo ci induce a una grande riflessione e proprio il ricordo del sacrificio dei nostri concittadini che riuscirono a celebrare quel momento di resistenza umanitaria, rischiando sulla propria vita per consentire ai prigionieri di Campo 78 di poter conquistare la libertà, ci induce, dicevo, alla riflessione che la libertà non è per sempre, la libertà va conquistata giorno per giorno ed è importante che manifestazioni come questa continuino a celebrarsi proprio per incidere nella riflessione sul valore sacrale della libertà per tutti. Un cammino di memoria, storia e libertà che riprende dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Le altre 2 tappe si svolgeranno in 2 giorni diversi, questo per evitare assembramenti e stazionamenti. Torna il Sentiero della Libertà in una forma diversa perché diviso in 3 tappe non sarà un percorso unico. Torna in un momento importante per noi perché questo sentiero, questa edizione, questa 20ª edizione è dedicata a Mario Setta che è stato tra i fondatori e che è scomparso da poco. E proprio prendendo spunto dalla sua lezione vogliamo ricordare a tutti i ragazzi presenti che questo sentiero nasce per far capire quanto sia importante conquistare la libertà giorno per giorno, con fatica, camminando, e lo sappiamo soprattutto in questo momento, un momento di guerra, un momento in cui il valore della pace, il valore della libertà, il valore della giustizia ci appaiono ancora più importanti per la vita quotidiana.